Bene, iniziamo. Sì, si sente? Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. La conferenza di questa sera affronta in chiave storico-filosofica la figura di Maria, in particolare la sua maternità corporea. La Madonna, pur essendo a ben vedere il motore primo di tutta la vicenda evangelica, perché ha dato alla luce il Salvatore, è una figura che dal punto di vista filosofico, dal punto di vista della teologia, è piuttosto sbiadita. Nei Vangeli sinottici si parla pochissimo della Madonna, di più se ne parla in quelli apocrifi che danno però diciamo, raccontano di lei alcuni aneddoti legati più che altro ad un aspetto devozionale. Se la filosofia e la filosofia teologica si interessa poco della Madonna, molto se ne interessa l'arte. La Madonna è un soggetto che viene molto raffigurato e viene raffigurato in quelli che sono i suoi elementi fondamentali della sua vita: l'Annunciazione, la nascita di Gesù e la sua crocifissione. Quindi a ben vedere le declinazioni pittoriche che vengono fatte della Madonna non sono altro che le declinazioni di quella che è la condizione di una donna, condizione della Madonna che diventa paradigma di quella che è la condizione di una donna. Ma ancora di più, e quindi donna come che accetta questo destino e praticamente non è protagonista di questa vicenda, oppure donna che diventa protagonista di questa storia. Ma ancora di più diverse sono le rappresentazioni che abbiamo della nascita di Gesù. Ci sono rappresentazioni in cui vengono, come dire, indicate ed evidenziate tutte le fasi che portano alla nascita di un figlio e quindi la gravidanza. Abbiamo le tante Madonne del parto, di una potentissima, ci parlerà Massimo Cacciari, che ringrazio per la presenza, che è quella di Piero della Francesca Monterchi, ma ci sono le Madonne puerpere come quella di sdraiata, nostra vicina di Giotto alla Cappella degli Scrovegni, dove c'è la Madonna messa in quella specie di baldacchino letto, stanca dopo il parto, con il suo bambino vicino, come tutte noi abbiamo avuto, insomma, questa esperienza quando nasce una creatura. E poi ci sono le Madonne che allattano. Quindi tutte queste fasi vengono rappresentate. Ma a un certo punto ci dirà Nadia Filippini, storica, docente di storia delle donne, già docente di storia delle donne all'Università Ca' Foscari, fondatrice della Società Italiana delle Storiche, ci dirà che a un certo punto questa rappresentazione corporea della Madonna sparisce e rimane la Madonnina del presepe, la Madonnina inginocchiata, la Madonnina adorante il figlio, diversa da lui, e comunque la Madonna che perde qualsiasi connotato corporeo. E siccome con la figura della Madonna parte della società occidentale, gran parte della società occidentale ha dovuto fare i conti, Nadia Filippini si chiede come questa raffigurazione diversa, questa perdita di corporeità, influirà sul vissuto delle donne, su come le donne vivono la gravidanza, su come le donne vivono il parto, su come le donne
vivono il proprio corpo, di cui forse si riapproprieranno molto, molto tempo dopo. Lascio la parola al subito polemico professor Massimo Cacciari, che ci parlerà da par suo di questa potente Madonna del Parto. Sì, parlerò esclusivamente della Madonna del Parto, anche perché è l'immagine più significativa di cui ho tralasciato di parlare in un mio libro, libretto, dedicato appunto al tema delle immagini mariane, che si intitola Generare Dio. Quindi non ripeterò nulla di quello che potete trovare lì, in particolare proprio a proposito dell'immagine dell'Annunciazione. Invece questa che vedete, ma non è completa purtroppo, stavo notando, perché manca la parte alta del baldacchino, che è importante per stabilire una serie di rapporti, di relazioni. Questa Madonna del Parto è di Piero della Francesca, e non soltanto perché Piero della Francesca certamente permette di svolgere in modo molto, diciamo, radicale il tema del significato dell'immagine mariana, no? Perché qui è chiaro che la Madonna, la Maria, viene disvelata, no? Vedete, il gesto degli angeli svelano, e quindi è un segno, un gesto propriamente apocalittico, nel senso etimologico del termine. Apocalipsis significa togliere il velo, svelare. Gli angeli aprono come un sipario, e all'interno di questo luogo, che chiaramente è raffigurato come una tenda, ma una tenda particolare, una tenda a pianta circolare, un tempio, diciamo, più che una tenda, vi è appunto lei. È quindi la rivelazione di questa donna come centro in questa immagine del pleroma divino. La donna sta, questa è l'importanza teologica della figura di Maria, anche in Dante così, è proprio in Dante non propriamente così, perché al centro del pleroma divino c'è, ricorderete, all'ultimo canto del Paradiso, la nostra immagine, cioè l'immagine del Cristo, come immagine nostra. E la donna, la Maria, la Signora, introduce il pellegrino alla visione di questa immagine. Qui invece proprio possiamo dire al centro del mistero che gli angeli tuttavia rivelano, vi è la figura di lei, la figura della donna. La donna al centro del pleroma divino. La teologia, come prima è stato ricordato, quasi mai segue, ragiona, pensa, ripensa la radicalità di questo tema, tantomeno la nostra civiltà. Ma questo tema si impone, e si impone per una ragione propriamente teologica, perché se l'incarnazione è reale, e qui è l'incarnazione che viene rivelata, il Logos che si è incarnato in questa donna, se la incarnazione è reale, e per il cristianesimo non può essere intesa che assolutamente reale, perché sarx e geneto, il Logos, no? Divenne carne, si fece carne, la donna è centrale in questa rivelazione e non può essere altro che ritenuta come centrale, cioè non semplicemente uno strumento, un mezzo attraverso cui lo spirito si manifesta e si incarna. Se l'incarnazione è reale e non un mito, la figura della donna, proprio della femmina, è assolutamente centrale. E questo viene rivelato da questa potente icona di Piero nel modo più fermo. Perché? Perché quella donna che vedete, una donna che sostiene il suo grembo pieno, una donna donna in tutti i sensi, che slaccia la sua veste perché appunto il grembo è tutto pieno,
e si mostra nella sua realtà. Diceva Goethe che il simbolo è l'enigma manifesto. Qui c'è un enigma, la incarnazione, un mistero, ma un mistero che si fa totalmente manifesto. Il simbolo è l'enigma manifesto. Qualcosa che ci appare assolutamente naturale, come questa donna, è una donna del tutto donna, non vi è nessuna non è l'immagine dei santi bizantini, non è un'immagine ideale, è una donna gravida gli angeli rivelano come centro di un mistero. La grandezza di questa immagine, tuttavia, la forza, la potenza di questa immagine, da dove deriva? No? Perché noi vediamo questa donna e la vediamo nella sua concretezza, nella realtà viva del suo manifestarsi, ma nello stesso tempo siamo colpiti dalla forza, dalla potenza di questa immagine, no? È una figura reale, ma è una figura che ci si impone, no? È una figura reale, di una donna reale, nello stesso tempo ci appare niente affatto impassibile, qualche critico dice impassibile, non c'è niente, nessuna impassibilità né in lei né negli angeli, ma certo ci si impone come immutabile, diciamo meglio, no? Non impassibile, ma immutabile, come qualcosa, una realtà. Non una realtà che è coinvolta semplicemente nel suo divenire, c'è anche il suo divenire, è gravida, no? Quell'apertura della veste indica il luogo in qualche modo da dove Sarx e Geneto, da dove verrà la carne, È un gesto assolutamente reale, una donna assolutamente reale, eppure ci si impone con una compiutezza, con una perfezione, no? Propria delle figure di Piero, che ci si impone. E questa è la questione da capire. No? Com'è che questa realtà così reale ci appare così vera? Com'è che questa cosa ci appare tanto divina? Questo è il problema da comprendere. E su questo vorrei un po' soffermarmi con voi prima di concludere. Il mio intervento sarà brevissimo perché, ripeto, voglio parlare soltanto di questa immagine e non ripetere cose che mi è già capitato di dire e di cui parlare. Vediamo un po', ripeto, è difficile perché manca una parte in alto, ma comunque possiamo grosso modo intenderci. La forza, la compiutezza di questa figura sta nel fatto che, come sempre nella grande pittura del Quattrocento, in particolar modo in Piero, che era un teorico, come sapete, no? Non era il pittore, così, era un teorico della pittura, e la sua grande opera, appunto, anche teorica, che deriva da quella dell'Alberti, eccetera, eccetera, è al centro poi di tutta la teoria dell'arte umanistico rinascimentale. La forza, la potenza di questa immagine viene dal fatto che essa è perfettamente costruita. La sua costruzione more geometrico, etica more geometrico dimostrata. No? Anche le questioni di carattere estetico, etico, eccetera, eccetera, debbono manifestarsi, debbono esprimersi perfettamente, cioè secondo delle forme che siano perfettamente evidenti, razionalmente evidenti, calcolabili pure. Soltanto così questa figura ci appare potente, soltanto così questa figura ci appare, come dire, di aver supervinto, per usare un termine paolino, tutto ciò che è senza logos e senza metro.
Questa è una figura perfettamente logica e perfettamente misurata. Ed è possibile comprenderlo. Intanto la sua profondità, vedete, non c'è niente di piatto in questa figura. La Madonna è la donna, mi piacerebbe più dire, la domina. Leggermente arretrata rispetto ai piedi degli angeli, alla postura dell'angelo. L'angelo addirittura esce dal cerchio. Il centro della composizione è l'onfalos. Questo è il centro della composizione. Intorno a questo centro si disegna un cerchio perfetto che passa per queste. Ma il piede dell'angelo, qui non si vede bene, non è completa la cosa, questo piede fuoriesce leggermente dal cerchio. La Madonna è leggermente arretrata, non si può capire. Qui si disegna sotto un pavimento circolare che viene ripreso più piccolo sulla cupola, diciamo, della tenda, ma sopra questa cupola c'è un'altra ancora. Se avete visto ad Arezzo il sogno di Costantino a San Francesco d'Arezzo, è lo stesso disegno. Costantino sotto una tenda che ha la stessa forma di questa della Madonna di Monterchi. Ma quindi c'è l'uno è il cerchio, ma il cerchio si combina con la sfera, perché dall'alto questa, se voi disegnate tante circonferenze a partire da diversi punti sempre sull'asse che passa per l'onfalos di Maria, e guardate il quadro, ripeto, questa è una riproduzione che non permette di fare grandi discorsi, ma insomma di capire quello che sto dicendo fino in fondo, è chiaro che vi è un movimento avvolgente circolare che si combina con il cerchio. Cerchi e sfere, che è il motivo bramantesco, il motivo di tanta architettura, di tanta pittura del periodo, che qui è perfettamente ripreso e teorizzato. Cioè questa è una pittura che deriva da una teoria, capito? Non c'è niente di casual, no? Niente di improvvisato, nessuna ispirazione, così come dicono gli stolti, no? Che l'arte viene dall'ispirazione. Viene da studio, ingegno. Allora l'uno, tenete presente l'uno. L'uno è cerchio e sfera. La sfera... Il coinvolgimento spaziale, il cerchio proiettato nello spazio, in uno spazio cosmico, quindi è un cosmo. Questa Maria, questa donna, il suo onfalos, il suo ombelico, laddove tiene logos che diventerà carne, pronto per diventare carne, è il centro di un cosmo. Una rivelazione che ha portata cosmica. A maggior ragione, a suffragio di questo discorso, il centro di questo, se voi fate centro, appunto, sempre l'ombelico, il pollice propriamente, proprio il centro della composizione, il pollice di Maria, da lì si possono tracciare facilmente due figure geometriche. Qua non vedo il puntino. Due figure geometriche e precisamente due pentagoni regolari. Risalite dall'ombelico, dal dito, dal pollice di Maria fino all'aureola, fino al centro dell'aureola, poi andate a sinistra fino al cerchio,
lì bisognerebbe tracciare tutto il cerchio intorno, andate giù fino al punto in cui l'angelo solleva il sipario, andate giù di nuovo fino al braccio dell'angelo a metà, dove il braccio dell'angelo si piega, come dall'altra parte, risalite all'ombelico ed è un pentagono. Da quell'altra parte, idem, stessa operazione. Poi potete in prospettiva rifare altri pentagoni, fino a costruire il dodecaedro famoso di Luca Pacioli. Il dodecaedro di Luca Pacioli, Jacopo De Barbari, no? Il ritratto di Luca Pacioli, il grande amico di Piero della Francesca, che è a Capodimonte. Quindi vi è tutta una costruzione intorno, dentro, iscritta nel cerchio, vi è un dodecaedro visto in prospettiva. Cosa vuol dire questo? Timeo, Platone. È il dodecaedro, è la figura, il pentagono regolare, il dodecaedro è la figura fondamentale dei corpi terreni, terrestri. I corpi materiali, i corpi fatti da ile, sono costruiti secondo una misura di questo genere per il Timeo di Platone. Il Timeo di Platone è il testo fondamentale per gli umanisti di Platone. Nella scuola di Atene, nel libro che Platone tiene in mano accanto ad Aristotele, non è il Simposio, la Repubblica, eccetera, è il Timeo. Filosofia della natura. Platone, filosofia della natura. Timeo, che è al centro poi anche di tutta la filosofia che sta dietro anche alla stessa rivoluzione copernicana. Cosa vuol dire questo? Che iscritta nell'unità cosmica, Maria, il centro, l'incarnazione, il logos che si fa carne, vi è il nostro mondo. Il nostro mondo rappresentato simbolicamente nella figura del dodecaedro. Nella figura del dodecaedro. E poi si può ricostruire, ora qui non si può con questa riproduzione, ma si può ricostruire in prospettive altri dodecaedri in prospettiva. L'insieme nella sua, se si potesse vedere da tutte le parti, verrebbe fuori appunto un dodecaedro, la figura del dodecaedro, che simbolizza nel Timeo di Platone il nostro mondo terreno, iscritto nella sfera al cui centro sta Maria, anzi al cui centro sta il mistero dell'incarnazione, simboleggiato da quel punto, da quell'apertura, da quella ferita. Tutto misura, tutto compiuto. Il simbolo, l'unione di umano e divino geometricamente dimostrata, non intuita, misticamente, eccetera, geometricamente dimostrata. Questa è la grandiosità di Piero, no? E la figura del dodecaedro l'ho ritrovata anche in Leonardo, eccetera, eccetera, ha questo valore simbolico. E allora mi piace finire questo breve, quindi un opus metafisicum maxime, insomma, questo di Piero della Francesca, no? Un'opera di pittura che è un opus metafisicum, teologicum metafisicum di grandissima potenza. L'armonia tra umano e divino è geometricamente, come dire, dimostrata. Ecco. E allora mi piace finire questo breve discorsetto con le parole di Nietzsche, perché questa Madonna così reale e così vera, res divina, essente sì, ma essente divino, e la sua divinità la mostra con la sua forma, con il suo essere in misura, con le sue proporzioni, no?
tutto organizzato. Si potrebbe continuare sulle cose che vi ho detto, a mostrare anche come i rapporti tra le diverse, come si possono trovare diversi rapporti tra le diverse parti di questa composizione, tutti su basi di proporzioni geometriche, matematiche, eccetera, eccetera. È tutto un gioco a incastro, in cui il numero non è mai il numero 1, 2, 3, ma sono numeri che hanno un valore simbolico. Dodecaedro è 12, 4 per 3, tetrachis e triade, pentagono, 3 più 2, eccetera, eccetera, l'unità del cerchio. Ogni numero ha un suo significato simbolico e nella loro combinazione ne determinano altri di nuovi. E quindi è anche un esercizio che chi è interessato può fare per conto suo, insomma, questo. Si possono moltiplicare i significati, ma sempre secondo, appunto, proporzioni e ordini che hanno valore, significato matematico-geometrico. Cioè, tutto in misura, tutto chiaro, nel suo essere mistero, un mistero evidente. Questa è la grandiosità delle opere di Piero, non solo di questa, anche della Resurrezione, su cui mi è già capitato di scrivere altre volte, eccetera, eccetera. No, sono questi misteri evidenti, enigmi manifesti, questa è la forza di questa pittura. E dice Nietzsche, in questa frase, che mi pare adattissima a un'immagine di questo genere, e anche adatta a farci un po' riflettere sui nostri miserabilia. Al di sopra dei vapori e del sudiciume e delle bassure umane c'è un'umanità più alta e più chiara. Le si appartiene non perché si sia eroi, ma perché appunto si è più chiari e più solitari. Ma è un'umanità, questa, che si muove, questa umanità al di sopra dei vapori del sudiciume e delle bassure umane, no? Un'umanità che si muove, umile, nel senso dell'humilitas, si muove verso di noi, procede dall'alto, dal suo uno, verso noi, la terra, però, vedete, silenziosamente, pazientemente, lentamente, secondo un suo metro fermo, inflessibile, misurabile, evidente, e non secondo i numeri del calcolo dei mercanti. Quando questa figura si spegnesse, e forse si è spenta, e forse viene intesa soltanto secondo i suoi aspetti più estetici, che non contano niente, quando questa figura si spegnesse, gli elementi, diceva Platone nel Timeo, si mescolerebbero di nuovo, caoticamente. Se non vi è più intelligenza capace di rappresentarli così, maternità, eccetera, se non c'è più la capacità di rappresentarli così, more geometrico, diventeranno un caos sentimentale. Diventeranno ametros e alogos, senza metro, senza misura, senza logos, senza discorso, come si trova ogni cosa, dice Platone nel Timeo, quando il Dio è assente, tutto diventa ametros e alogos, a alfa privativo. E quindi l'epoca a questo punto diventa masslose, dice Nietzsche, senza misura. E dice Nietzsche, è la nostra epoca, un'epoca senza misura, quindi, come dirla, barbara. Ringrazio professor Cacciari per questa descrizione, per la descrizione della Madonna di Piero, che è sicuramente una Madonna potente. Tra le varie raffigurazioni di cui parlavo prima, certamente questa è una donna consapevole del suo destino, che ha accettato e è diventata protagonista della storia. D'altro canto, se non sbaglio,
proprio nell'Annunciazione di Piero ad Arezzo, è lei che benedice l'angelo. Quasi, c'ha un movimento della mano, sembra quasi che sia lei. Quindi è una donna che, al pari di quello che farà suo figlio, accetta il calice. Potendolo rifiutare, lo accetta e diventa protagonista della storia. Adesso sentiamo sul parto e sulla corporeità di Maria quanto ci dice Nadia Filippini. Grazie Antonella, grazie anche per questa iniziativa, grazie ovviamente a Massimo che ha voluto parlarci di questa straordinaria figura della Madonna del Parto di Piero della Francesca. Io invece più modestamente parlerò del parto della Madonna tra costruzione teologica e raffigurazione, e questo in una prospettiva storica e più precisamente di storia della nascita e di storia delle donne, perché di questo io mi occupo, e storia delle donne, e quindi diciamo con un interrogativo che è sempre sotteso nella mia ricerca e che riguarda le ripercussioni diciamo di questa costruzione teologica della maternità corporea di Maria nel vissuto delle donne, nel vissuto soprattutto appunto dell'esperienza, della gravidanza, del parto, dell'allattamento, donne che per secoli sono state abituate appunto e hanno vissuto questa figura della Madonna come una figura esemplare, emblematica della madre. In questa figura si sono, come dire, rispecchiate come modello esemplare, la madre per eccellenza. Ecco, e quindi certo questo interrogativo, diciamo, è un interrogativo costante che accompagna queste mie ricerche, ma devo ovviamente sottolineare che il tema si riallaccia ad una più ampia riflessione che il movimento femminista ha aperto e sviluppato sulla figura della Madonna fin dagli anni 70, con diverse sfaccettature e anche opposte interpretazioni, voglio dire, fin dagli studi di Damagli, ma di Luisa Catti, ma voglio dire della Warner, e ce ne sono tantissime, voglio dire, c'è un'ampia produzione di bibliografia su questo terreno, fino anche al più recente volume di Ave Mary di Michela Murgia. Cioè, il pensiero femminista non ha potuto non confrontarsi con questa figura della Madonna e, ripeto, con quanto ha voluto dire o ha significato questa figura per le donne nel corso dei secoli. Ecco. Io voglio cominciare invece ricordando un piccolo episodio. Nel calendario liturgico, quello antico, esisteva una festività che poi è stata cancellata e che però è durata per secoli, almeno fino dal VII secolo in poi, è stata proprio codificata da un concilio ecumenico e che si chiamava, era una festa molto sentita, si chiamava la festa della Expectatio Partus Beate Maria Virginis, cioè la festa dell'attesa del parto della Madonna, dell'attesa del parto. Ora, immagini come queste, raffigurazioni come queste della Madonna incinta, appunto, della Madonna del parto, come fu poi denominata, appunto, erano oggetto di una particolare venerazione, soprattutto in questo periodo dell'Avvento, ma non solo, una venerazione popolare di cui rimangono ancora alcune tracce, perfino si sono conservate anche ai nostri giorni. Ecco, per esempio, vediamo questa immagine, questa edicola di questa immagine in cui la Madonna del Parto è raffigurata con questo larghissimo mantello e appunto lì c'è una, per le offerte, c'è questa scritta offerte alla Beata Vergine Maria. Si trova nei pressi appunto del campo di Santa Maria Formosa, nella cui chiesa peraltro è conservato questo dipinto di Bartolomeo Viverini, che rappresenta una Madonna della Misericordia, certo, ma una Madonna della Misericordia evidentemente incinta, come lo erano spesso, a volte, insomma, non sempre, spesso le Madonne della Misericordia, anche se più spesso le Madonne del Parto erano rappresentate in questa forma, o in piedi, o sedute, con la mano sul ventre, appunto, come abbiamo visto in Piero della Francesca, ma con un libro in mano. Il libro era appunto il
libro delle scritture, e appunto virgo est liber verbi, sottolineavano questa stretta connessione appunto tra la maternità della Madonna e quanto scritto nelle scritture. Ma torniamo alla festa della expectatio, la festa dell'attesa del parto. Ecco, questa festività sottolineava un aspetto evidente, forse lapalissiano, ma di cui si è persa però, che è rimasto un po' in ombra. E qual è questo aspetto? Il fatto che il dies natalis di Gesù era anche il giorno del parto della Madonna, perché ovviamente non c'è nascita senza parto. La nostra lingua conosce due termini per esprimere lo stesso evento visto dalla parte della madre parte, dalla parte del bambino nascita, ma nelle lingue antiche, nel greco, nel latino, esisteva un solo termine, tokos. Tokos in greco voleva dire sia appunto il parto che la nascita, theo tokos, dopo vedremo. E così partus in latino voleva dire sia il parto, sia appunto la nascita. E questo è rimasto nella lingua inglese. Child birth, appunto, vuol dire tutte e due le cose, no? Ecco, allora, ecco, un solo termine per esprimere l'unicità di un evento nella duplicità dei soggetti coinvolti, madre e padre, e madre e figlio, scusate. Ma il parto della Madonna però ha posto molti problemi ai teologi, che ne hanno dibattuto e scritto con posizioni anche diverse per secoli, i primi secoli soprattutto della cristianità, tra il IV e il VI secolo. Perché? Beh, innanzitutto va detto che i Vangeli ne parlavano pochissimo, soltanto il Vangelo di Luca raccontava la nascita di Gesù con questi termini, vedete, e l'ho riportato brevemente, ma immagino sia ampiamente noto. Ecco, ma non diceva nulla di più. Nulla di più. Invece le modalità di nascita di Gesù Cristo, cioè le modalità del parto della Madonna, rivestivano una importanza particolare da un punto di vista teologico. Perché? Perché incrociavano frontalmente la questione della natura del Cristo, grande tema della cristologia, che era al centro di accese controversie nei primi secoli della cristianità, tra chiese correnti diverse, tra i monofisiti, tra i diofisiti, cioè quelli che sostenevano una sola natura in Cristo, chi sosteneva invece la duplice natura in Cristo, tra i nestoriani e gli ariani, quelli che vedevano appunto solo una natura umana o solo una natura divina, c'era appunto questa grande diatriba. E in queste controversie la figura della madre assumeva un ruolo centrale. Perché? Perché era lei che garantiva appunto con il suo corpo di donna l'incarnazione, il farsi carne del Verbo e quindi la natura umana, oltre che divina, del Cristo. E in quanto vero uomo, oltre che vero Dio, Cristo doveva nascere ed essere partorito come tutti gli altri uomini, cioè venire al mondo per le vie naturali. E sottolineo questo perché invece nelle mitologie antiche molti dei venivano al mondo per le vie straordinarie, fuori dell'ordine della natura. Pensate a Atena che nasceva dalla testa di Zeus, oppure appunto Dioniso che nasceva dalla coscia, anzi molto spesso il nascere per le vie straordinarie era un simbolo di appunto divinità. Gesù Cristo no, Cristo doveva nascere dal parto della Madonna, dal parto della Madonna. E questo però poneva, diciamo, i teologi davanti a dei problemi di duplice natura culturale, possiamo dire, che riguardavano da una parte la concezione del parto, dall'altra la questione della verginità di Maria. Era insomma quell'apertura simbolica della veste che così bene, come dire, ha tratteggiato appunto Piero della Francesca, era quell'apertura che faceva problema. Perché? Perché nella cultura mediterranea, ma non solo, la rappresentazione del parto aveva
delle valenze molto ambivalenti. Era sospesa, possiamo dire, tra l'esaltazione e il disgusto, la vergogna. Sul parto gravava un'ombra di impurità. Il sangue del parto, i locchi, era considerato sangue impuro, come il sangue mestruale. Un sangue impuro che contaminava sia la puerpera, la partoriente, poi puerpera, che il bambino. E quindi la puerpera doveva sottoporsi a un periodo di isolamento, la quarantena, come sappiamo, che è durata fino a quasi ai nostri giorni, fino al Novecento, un periodo di isolamento e poi sottoporsi a una purificazione rituale ben codificata nel Levitico, ben codificata nel Levitico, e che anche da noi è rimasta, anche nella religione cristiana e cattolica, perché è codificata dal rituale romano sotto forma di benedizione della puerpera dopo i 40 giorni. Allora, voi capite come avrebbe potuto Gesù Cristo nascere macchiato del sangue impuro e contaminato da questo sangue. Era un'idea che ripugnava e che non sarebbe peraltro mai stata accettata, soprattutto dagli ebrei. Per non parlare del vero e proprio disgusto che molti teologi avevano per le modalità del parto. Questo evento tremendo, come lo definisce Adriana Cavarero nel suo ultimo libro, questo evento tremendo, questo evento che si fa fatica a definire, a descrivere. Ma questo disgusto era particolarmente acceso nelle correnti gnostiche, ma anche in una parte appunto del pensiero dei teologi, per cui il nascere intra feces et urinam, non credo ci sia bisogno che io traduca, non credo, era considerato addirittura il simbolo massimo della caduta del genere umano dopo il peccato originale. Un altro aspetto che faceva problema era quello della verginità, perché a molti teologi ripugnava proprio l'idea che Maria perdesse la verginità inevitabilmente in seguito al parto, cioè che subisse quella apertio vulve, quella rottura dell'imene, che molti teologi consideravano proprio come signaculum, sto citando Ambrogio, signaculum virginitatis. Ora, noi sappiamo che il concetto di verginità varia molto a seconda appunto delle culture. Nella cultura greca, Giulia Sissa ce l'ha spiegato molto bene, ha un significato che è un significato diverso anche nella cultura ebraica, ma nelle correnti monastiche del IV-V secolo questo significato era proprio declinato nel segno di una integrità corporea assoluta, di una chiusura assoluta del corpo, e questa chiusura assumeva un valore determinante. E quindi come risolvere questo inghippo teorico per cui Gesù doveva nascere per le vie naturali perché era vero uomo, ma nello stesso tempo c'era questo problema di questa visione negativa del parto e di questo parto che diventava impuro e che lasciava impura appunto la Madonna? Ecco, vennero in aiuto due Vangeli apocrifi, il Vangelo di Giacomo e il Vangelo dello pseudo Matteo, i quali Vangeli raccontavano una storia diversa, raccontavano proprio del parto virginale della Madonna, che sarebbe stato addirittura comprovato dalla visita di due levatrici, Zelomi, che qui dice: Signore, Signore, abbi pietà di me, non sei mai inteso. E ecco, questo è riportato, questo passaggio del Vangelo dello pseudo Matteo: non si è mai visto un bimbo nascente che non ha sofferto, notate, alcuna contaminazione di sangue. Ecco, quindi è proprio questa versione ad essere ripresa ed elaborata da molti teologi, ma molti teologi importanti, penso a Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Girolamo, Gregorio di Nissa, eccetera, eccetera. E soprattutto è questa versione della virginitas in partu e post partum a essere codificata come verità di fede
dal Concilio di Costantinopoli II nel 553, dove Maria appunto viene proclamata Aei Parthenos, cioè sempre vergine. Allora si stabiliva così un collegamento, come dire, speculare per la Madonna tra la sua, il suo concepimento senza concupiscenza e il suo parto virgineo, questo parto che era amolintos, cioè senza macchia, e anodinos, cioè senza dolore. Mentre per Cristo si stabiliva una specularità molto chiara tra la nascita e la rinascita, perché l'uscita dal sepolcro che aveva lasciato intatti i sigilli, esattamente come l'uscita dal corpo della Madonna che aveva lasciato intatta la sua verginità. Ecco che in questo modo la virginitas in partu e la virginitas post partum diviene il tratto distintivo della Madonna rispetto alle altre figure materne delle mitologie antiche. Non è, attenzione, la verginità nel concepimento, perché nel mito c'erano vergini, come dire, erano abbastanza diffuse le storie di donne vergini, appunto senza contatto con uomini, no? Senza un contatto carnale, no. Ma appunto la virginità nel parto e post partum diventa invece proprio il tratto, anzi, come dice Tommaso, il privilegio unico di Maria, il segno peraltro nello stesso tempo della vera ortodossia. Ora è chiaro che questa elaborazione teorica non è priva di conseguenze e di ricadute per le donne. Almeno per due motivi, qui ho solo un accenno, voglio dire. Il primo è che rimarca e acuisce la distanza tra Maria, Eva e le sue discendenti, quindi tra Maria e tutte le altre donne, proprio sul piano della maternità corporea, sul piano proprio del parto. E il secondo motivo è che accentua questi aspetti negativi del parto che ho indicato prima. Certo, come dire, non l'inventa, come ho detto, erano già presenti in molte altre culture, ma paradossalmente finisce per accentuarli perché li cancella dalla figura della Madonna. La Madonna è indegna, appunto, del parto. La Madre di Dio non può partorire come le altre donne. E tuttavia, queste conseguenze, che io dico appunto negative per le donne, furono offuscate per molti secoli da un'altra narrazione. Una narrazione che invece passava attraverso la raffigurazione sacra, attraverso l'arte. Perché se noi guardiamo appunto la maternità corporea di Maria nell'arte, noi vediamo tutta un'altra storia, vediamo un'altra verità. Perché l'arte non solo mette in scena, ma esalta la maternità corporea di Maria in tutte le sue dimensioni. Ecco, e quindi di Madonna gravida, di puerpera, di madre allattante. Il ventre di Maria, il ventre gravido della Madonna, è ben rimarcato non solo appunto nelle Madonne cosiddette del parto, che è un motivo iconografico che si sviluppa in particolare tra il XIII e il XVI secolo, ma in tutte le scene della visitazione, come in questa che voi vedete, e fin dall'alto Medioevo. Nell'iconografia della... Ecco, questa è un'altra scena di visitazione bellissima, come vedete ancora una volta la Madonna, questa è Raffaello, con la mano sul ventre gonfio, che è appunto nel momento dell'incontro con la cugina Elisabetta. Ecco, e immagini come questa bellissima statua della Virgine della Expectation, erano all'interno delle cattedrali, come vedete, erano all'interno delle chiese, come questa di Taddeo Gaddi, nella chiesa di San Francesco di Paola a Firenze, sempre anche qui con il libro in mano. E poi, questa è un'immagine della Platitera, che qui, Platitera, altra figura simbolica potentissima, Platitera tonura non,
cioè la più grande dei cieli. Ecco, e qui vedete sul Maforion ci sono tre stelle, una sulla spalla destra e sinistra e una appunto sul capo, che simboleggiano la triplice verginità della Madonna nel concepimento, nel parto e post partum. E dicevo, nelle scene della Natività, questa è, appunto si trova in Salvatore in Cora a Istanbul, fin dall'inizio, come si codificano soprattutto tra il V e l'VIII secolo, la Madonna è rappresentata, è raffigurata sempre, appunto come ricordava prima Antonella, nella forma di una qualsiasi puerpera, ecco diremmo, cioè distesa dopo le fatiche del parto, con le levatrici davanti, vedete le levatrici sulla vostra destra, appunto, che stanno lavando il bambino, e così si ripete questo motivo anche in molte altre raffigurazioni, in molti altri dipinti, fino, come vedete, a questa natività di Duccio di Buoninsegna, in cui appunto c'è sempre questo schema della Madonna puerpera e con davanti le levatrici che lavano il bambino, e questo schema, ripeto, è uno schema iconografico che perdura per secoli, arriva, lo ritroviamo nel 500-600, sempre costante, la Madonna è al centro, ma davanti stanno le levatrici col bambino, con una evidenziazione che varia ovviamente nel corso poi dei secoli. Ecco, e sì, ecco, per esempio vedete questa scena della nascita della Vergine, quindi non è il parto della Madonna, ma il parto di Sant'Anna, che ripete proprio esattamente questo schema, no? Questo, qui siamo nel 589. Anche questo si trova nella chiesa di Santa Maria Formosa. E questo è appunto la Natività di Giotto, dove anche qui vedete la Madonna distesa e ne vedete però appunto che c'è anche qui la levatrice, però nel gesto di appunto porgere il bambino fasciato, che era un altro momento molto importante. Dopo aver lavato e fasciato il bambino veniva restituito alla madre, appunto, e qui c'è questa restituzione. Ma addirittura abbiamo raffigurazioni come questo, bellissima scultura che ho trovato casualmente, all'interno della chiesa di Santa Chiara, che era all'interno della chiesa di Santa Chiara e ora si trova al Museo di San Martino a Napoli, che rappresenta la Vergine puerpera completamente distesa. Il bambino che stava accanto è andato perduto, ma vedete appunto questo essere del tutto appunto distesa come le puerpere. E poi certo c'è l'esaltazione appunto della Madonna del Latte, che la Maria Lactans o Galacto Tropusa è un motivo iconografico che ha un lunghissimo sviluppo ed è, come dire, anche oggetto di una venerazione particolarmente forte. È una Madonna che mostra le mammelle gonfie di latte, e il bambino succhia queste mammelle, e succhia le mammelle spesso guardando i devoti che lo guardano a sua volta, come dire, appunto. Ed è un'immagine molto forte, a cui peraltro va sottolineato veniva attribuito anche una efficacia terapeutica particolare, quindi era considerata miracolosa. Il latte della Madonna, veniva attribuito anche proprio questo valore particolare, questo effetto particolare. E tra l'altro va sottolineato che il latte, secondo la medicina antica, deriva dal sangue, appunto, e quindi c'è tutta una simbologia che si gioca tra il latte della Madonna, il sangue poi di Cristo. E però appunto qui non ci soffermiamo. Mi soffermo solo, ecco, questa voglio dire è un'immagine molto forte che ripercorre questo schema, per dire che questa immagine della Maria Lactas è una immagine forte e potente che richiama poi a sua volta altre immagini più antiche, quella per esempio di Iside che allatta Horus, quella della Mater Matuta
con il suo seno potente, e sono tutte figure, queste divinità materne, antiche, mediterranee, che si riallacciano, come dire, tutte quante, e sono tutte declinazione, dell'archetipa figura della grande Dea Madre. Si riallacciano a questo immaginario. Ed è questa rappresentazione che fa presa a livello devozionale. Perché fa presa? Perché ripropone appunto un archetipo simbolico antico e potente, appunto come quello della Dea Madre. E questa permanenza viene rielaborata appunto dalla teologia, viene rielaborata dalla religione cristiana, ma ha alle spalle questo archetipo potente. Mi avvio alle conclusioni per dire che cosa? Per dire che queste rappresentazioni sono rappresentazioni dominanti per secoli, sono quelle che i fedeli vedono nelle chiese, sono le immagini che adorano nelle chiese. Non è la costruzione teologica, è questo che vedono, questa evidenza della maternità corporea di Maria in tutte le sue declinazioni, questo vedono i fedeli. E lo vedono però fino a un certo punto, fino a uno snodo storico particolare, che è quello del Concilio di Trento, che con il decreto del dicembre del 1563 detta delle nuove regole sulla raffigurazione artistica, sulla raffigurazione sacra, e quindi che cosa fa? Imbriglia assolutamente la libertà interpretativa, la libertà artistica, e quindi praticamente allinea la raffigurazione artistica a quelli che sono i contenuti teologici dottrinali che vi ho appunto esposto all'inizio. Di conseguenza, tutte queste immagini che abbiamo visto, quelle della Madonna del parto, quelle della Maria Lactans, sono ritenute, cito, indegne della Madre di Dio, perché sono giudicate di un naturalismo grossolano che appunto ripugna, e quindi scompaiono. Vengono rimosse, secondo uno studio molto accurato che ha fatto Marie-France Morel per la Francia, ma insomma voglio dire, cioè, è proprio documentata questa rimozione anche, oppure scompaiono gradatamente, più o meno gradatamente, perché ci sono anche delle forti resistenze sia da parte dei fedeli che da parte appunto degli artisti, insomma, ecco. E sulla scena, e la scena appunto della natività si trasforma così, cioè si trasforma, si impone, diciamo, era un motivo già esistente, ma in questo momento, dopo il Concilio di Trento, si impone proprio questo motivo della natività con la Madonna adorante, con la Madonna inginocchiata davanti al bambino. Ecco, e ecco, quindi diciamo si passa da questo motivo ben rappresentato in Giotto a questo motivo della Madonna adorante. Qui la vediamo con le due levatrici e il bambino appunto spesso rappresentato nudo per terra. Ora, se crediamo, e non possiamo non credere dopo appunto quanto, soprattutto dopo quanto ci ha ricordato Massimo Cacciari in questa sua bella relazione, se crediamo, dicevo, al valore dei simboli e delle immagini, noi non possiamo non capire quanto questo snodo sia particolarmente negativo per le donne, ecco, nella storia delle donne. E questo a prescindere dal fatto che si sia credenti o che non si sia credenti. Ecco, diciamo, questo è sicuramente uno snodo importante su cui poi anche recentemente, come dire, la storia delle donne ha molto riflettuto, e molto riflettuto anche quella che è la cosiddetta teologia femminista. Grazie.